tornava a casa da lavoro sbattendo le porte, insomma, eccetera. Magari c'era qualcosa che non gli piaceva a cena e tirava giù tutto. È accaduto che è venuto fuori, che ha ricevuto dei messaggi, delle chiamate, che io un giorno non ero al lavoro ma ero con un'altra persona e mi ha aspettato a casa senza venire a controllare, mi ha aspettato a casa ubriaco e fradicio. E quando sono andato a casa l'ho visto in quelle condizioni, gli ho chiesto che è successo, allora lui subito insomma si è alzato col coltello, minacciarmi, eccetera. Ho fatto in tempo a entrare in bagno, chiudermi lì e dopo da quel giorno sono andata via di casa. A parlare è una giovane malaretina che noi chiameremo Maria, vittima di violenze da parte dell'ex marito. Maria, dopo l'ennesimo episodio, è fuggita di casa con i figli, venendo accolta dapprima all'interno di una struttura protetta. Invece di essere condannato lui, siamo stati noi, perché non, lì non potevi uscire, non potevi avere un telefono, non potevi vedere nessuno. Il mio figlio ha rischiato di perdere l'anno scolastico. Dopo siamo usciti da questa casa rifugio, siamo sempre stati nelle case protette, che abbiamo durato un anno lì. Però lui aveva l'allontanamento, il fermo d'Arezzo. Nonostante quello non si è mai fermato, ha sempre fatto quello che ha voluto. Maria si è rivolta all'associazione Premio Semplicemente Donna perché, nonostante gli ammonimenti e l'allontanamento imposto all'ex marito, questi continua a perseguitarla, facendola vivere nel terrore. L'ultimo episodio che si è presentato sotto casa mi ha tirato una pietra, una tegola, che per poco prendeva il bambino in testa. E dopo è scappato, io in quel momento ho chiamato le forze dell'ordine, nonostante ci sono due testimoni che l'hanno visto scappare e hanno anche testimoniato, lui continua a fare la sua vita tranquilla fuori. Non riesco a dormire la notte, mi sveglio spesso perché ho sempre paura che mi entri in casa, cosa che lui lo dice perché lo dice. Ah, mi hai rifatto la denuncia, io ti ammazzo. Prima o poi ti ammazzerò, vedrai, io ti entro in casa da quando tu meno te l'aspetti, ti taglio la gola, ti faccio a pezzi. L'appello lanciato da Maria e raccolto dall'associazione Premio Semplicemente Donna è quello di smuovere le coscienze affinché possano essere introdotte norme più complete e severe che tutelino le vittime di violenza. Chiederei di cercare di tutelare più le donne che purtroppo non si possono difendere. E di tutelare anche i miei figli e altre donne come me.